Buonasera, qui a Tallinn è l'una e mezzo, che ore sono? Le 13:48. Sono le 13:48, quindi sono quasi le due e io inizio a vloggare adesso. Allora, no, inizio a vloggare adesso semplicemente perché eravamo a casa fino a poco fa, poi siamo venuti al ristorante dove lavorano i miei genitori. E abbiamo fatto mangiare il bimbo più che altro e ora stiamo andando in centro, in Recoja Platz, a fare un giro, a far vedere i mercatini di Natale ad Alessio. C'è anche Simone ovviamente e Alessio è lì incacchiato come le biglie perché le abbiamo messo le scarpine insomma delle tipo babbuccine e si incazza come le mine perché non se le vuole far mettere. Oltretutto, quando riesci a infilargliele, lui mette i piedi in modo tale che se fa così, col piede, gli viene via la scarpa. Quindi è veramente un piccolo bastardo. Niente, adesso vi faccio rivedere un po' di mercatini di Natale perché è tanto che non li vedete. Guarda tutti gli uccellini! Tutti lecca lecca, tutti i dolcetti, hai visto amore? Tutti i dolcetti! Hai visto amore? È bellissimo! Ja öelda teile siin kustu komidoni. Mul on teile väikene kommikarp ka tänase päeva puhul, nii et tule ka sina siia, kas sina õpetad kõikele taule neile või? Väga hea, nii et igal juhul soovime teile kõigile ilusaid jõulupühi, tule ka siia poole! Ja nii, pane head muusikat ja tulge siia lähemal teie pilti, juhei! Siamo riusciti un'altra volta al ristorante dove lavorano i miei perché, a parte Alessio, ha cominciato a fare il matto, si levava le scarpe, si levava i calzini, quindi ho dovuto correre ai ripari. E qua giù. Sì. E adesso appunto siamo riusciti e facciamo un giretto qui per la città, giusto per stare un pochino fuori, poi casomai dopo andiamo a fare un giro lì a Virukeskus. Magari ci prendiamo una cioccolata calda, ora vediamo. E guarda Ganzo, qui è bagnato, qui è asciutto. Non fa freddissimo oggi. È dede, sì amore, è dede. Non fa freddissimo, però c'è tanta umidità, quello sì, è tanto tanto umido. Perché alla fine ci sono 5 gradi, 4 gradi. Sì, forse ora siamo sui 4 gradi, però c'è un'umidità paurosa. Cioè proprio sapete quell'umidità che te la senti dentro proprio, che quasi sembra che ti stia imbarcando da tanto c'è umido. E niente, ora ci facciamo una giratina, vediamo se Alessio, poiché poi Alessio è al ristorante ora, si era addormentato e nel metterlo nel passeggino si è svegliato, ovviamente, perché non so, ma i bambini hanno i sensori per quando capiscono che li stai mettendo nel letto o nel passeggino mentre dormono? Cioè il mio è una cosa impressionante, non so se anche i vostri lo fanno o lo facevano, ma il mio è una cosa impressionante, cioè io ce l'ho in braccio, addormentato, cotto, di qua, cotto, e come lo metto? O magari lo metto sul divano, o lo metto nel letto, o lo metto nel passeggino, lui puntualmente e piange. Non so, lo fanno anche voi, prego, ditemi che il mio non è il solo pazzo scatenato un enne. di questo pianeta, vi prego, non fatemi sentire sola. Tranquilla. Hai visto bella la chiesa di St. Olaf, amore? Hai visto bella? Bella, quella è la chiesa di St. Olaf. Quello di Frozen? No, non credo che sia quello di Frozen. Amore! E ora per un po'. Se lo si vede anche è molto più tranquillo. Sì, beh, 10 minuti. Ed è.
Lo sai, a lui a volte bastano anche 5 minuti per tranquillizzarsi, se è incazzato la prima. No, ma che prima voleva fare gli spregi. Sì, perché secondo me era spregio. No, infatti. Infatti secondo me era spregio, perché sa che con quello, perché ha capito come si usa lo strappo col velcro. Sì, comunque. Ora così, perché siamo usciti ora, ma non so quanto dura. Vabbè, finché dura siamo un pochino fuori. Fatto acquisti? Ho fatto un bel bouquet. Cos'è quel bouquet? È un bel bouquet. Ho preso, allora, tre di questi, che sono salamini secchi, questo è maiale, questo qui è cinghiale, e questi qui più corti, però sono più saporiti, è carne di cervo. Sono saporiti, sì. Ah, e lo dico, non ditemi, ma c'è, qui il cervo se lo mangiano anche a colazione, quindi, muti. Tocchettando. Abbiamo dato anche di alcolico, che abbiamo preso il glog. Glog caldo, era tanto io che non lo bevevo il glog. E sì che sono venuta qui l'ultima volta 2 anni fa, non ero ancora incinta, anzi non era ancora nemmeno in procinto di farlo lui, però venni a novembre e c'erano già i mercatini, e però non l'ho preso il glog, non lo so, No, però a me, tipo, a me il vin brûlé non piace perché lo sento troppo dolce. Il glog, che magari è un pochino più alcolico, un pochino più amarognolo, mi piace di più, lo bevo più volentieri. Sì, ma non è dolce come il vin brûlé. Sì, ora dobbiamo tornare al ristorante perché adesso ho di nuovo le smanie. Alla fine ce l'hai fatta a farti portare a casa, eh? Brutto puzzone fetente. A lui dico, a chi vuoi che dico? Perché è la soluzione migliore. Sì, troppo sballottamento fuori. Poi vi spiego meglio dopo. Niente, alla fine siamo tornati a casa e il vlog lo vedrete, il vlog di ieri lo vedrete appena finito di caricare, perché è all'87%. Il wifi qui non è veloce come in Italia, è leggermente più lento, quindi anche questo non so quando lo vedrete. Comunque appena lo caricherò, appena caricherà il video online, lo vedrete. Dicevo, siamo dovuti tornare a casa perché Alessio ha deciso di rovinarci, per fra virgolette, la giornata. Perché? Perché è un bambino cattivo, brutto e puzione. E... ah, bello questo divano. E praticamente non ha dormito sì e no 10 minuti mentre eravamo al ristorante. E appunto, come l'ho messo nel passeggino, ha iniziato a fare il matto. Questo buzione qui ha iniziato a fare il matto. Che ora lo vedete tutto carino e coccoloso. Ma è un rompiscatole. Ma è un rompiscatole. E niente, praticamente... No, aspetta amore, un attimo. E praticamente niente, continuava a levarsi i calzini, non voleva tenersi le scarpine, quindi abbiamo desistito e siamo tornati a casa. Fortunatamente però, a parte il caricamento del video, qui però il video di internet, metti un video su YouTube e fa, va al volo. E ora devo tranquillizzare mio figlio perché, come vedete, mi sta spogliando! Intanto ci guardiamo Polar Express su Netflix. E il bimbo, il biondino, mi faccio vedere solo i capelli perché sta prendendo il latte. Forse è uno dei più bei film di Natale che ho mai visto, Polar Express. Sì? Sì, secondo me sì. Oddio, che faccione enorme, perché ho zoomato tantissimo. Beh, già, di mio è un ecco.
Come è attento adesso? Ho un nuovo aiuto cuoco. Ti piace? È incuriosito da queste cose. Stasera cenetta proprio hamburger. Fabi Lentus. Sì, hamburger e zucchine alla scapece fatte dalla suocera di Simone, quindi mia mamma. Ale, Alessio, dov'è Buzzino? Dov'è Buzzino? No, no. No, è concentratissimo, è preso da, è preso, è presissimo, fra, fra il cuoco, come mamma e nonna, come cracco, come spesso le zucchine, so come mai, sì, un po' strano, Ale, no, amore, a meno che una carne di non è così un po' particolare, può darsi. Buon appetito. Ti alla mia mamma. L'avete già vista in un paio di video, da diversi video fa. Perché no? Perché no? Perché sì, invece. Ma sì, invece. Ma ti adorano tutti, ti hanno adorato nell'ultimo video che ti hanno visto. Ma che? Tanti ragazzi mi hanno scritto, com'è bella la tua mamma. È meravigliosa. Una vecchia. No. La Befana. No. Così almeno per l'epifania, quando lei sei un po' più grande, non c'è bisogno di truccarti. Ti metto un po' di matita nera e via. Non c'è bisogno nemmeno di quella. Signore e signori, la mia mamma. Comunque, sono riuscita ad addormentare Alessio, non so nemmeno che ore sono. È l'una. È l'una. Si è addormentato Alessio, quel bastardello. Comunque, dormono tutti. Fra pochino ci sono vicina anch'io, però volevo stare un po' con la mia mamma, dato che non ci si vede mai. Quindi vi diamo una buonanotte, ci vediamo il 24, martedì, con l'ultimo video del calendario di questo Natale con Ariel. Ciao! Ciao ciao!